Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Eccoci qua, caro Paolo. Allora, facciamo questa infilata di previsioni fino a Pasquetta, così siamo tutti tranquilli. Dai. Allora, oggi... Tirate fuori carta e penna, vedi, poi la Miss Lei riprende appunti. Lei che dà sempre numeri, prende appunti da te. Non ripeto. Allora, le nuvole al sud se ne stanno andando, ne sta entrando qualcuna al nord, ma oggi la giornata, guardiamo la previsione, ma c'è veramente poco, ecco le nuvole al nord, le ultime deboli piogge al sud già finite a quest'ora, quindi tutto tranquillo. Domani comincia a peggiorare al nord, vedete ci sono anche piogge moderate, il blu, ma insomma tutta la zona del nord, centro e sud tutto sommato con una situazione tranquilla e questo è venerdì. Sabato questo maltempo che si affaccia al nord si sposta al centro con fenomeni anche intensi perché il giallo sapete che sono precipitazioni molto abbondanti. Arriva qualche debole pioggia al sud, qualche debole pioggia al nord però in attenuazione. Domenica? Arriviamo a domenica. Il maltempo si sposta più al sud ma si attenua, quindi c'è qualche pioggia ma sono piogge deboli. Qualcuna... c'è anche al nord, quindi è un se tempo che può essere appena incerto. Ve lo voglio dire subito. Attenta che c'è Pasquetta. Forse la salva. Nella giornata di Pasquetta, al nord un po' grigio ma non piove, al centro abbastanza buono, al sud qualche incertezza, ma siccome poi questo tende a cambiare, forse era meglio che non ti presentavi. Diamo qualche speranza anche al sud. Era meglio che non ti presentavi stamattina. Le temperature, fa un freddo terribile. Le temperature risalgono un po', ma non fatevi troppe illusioni, quindi no, niente magliette e cose del genere, te lo dico subito. Vabbè, ho detto la mia. Vabbè, ci poteva andare peggio. Però. Il disastro sotto corona lo chiamerei questo. Grazie Paolo, grazie. Allora, Alessandra Ghislei, non...